Aprite! A Pasqua? Prima! A che punto siete con le pulizie? Quasi finito? Di dove siete? Ucraina? Sì! Brave! Questa è la Romagna che lavora! Allora, tu stai affrontando il problema, quello che io ho tutti i giorni, cioè le tue magliette cosa vogliono rappresentare? Pornografia? Arte? Street? Fashion? Bambini? Donne? Anziani? Lavoro? Cosa vuoi fare prima di tutto? Una volta che ti sei chiarito cosa vuoi fare, a quel punto la risposta viene da sola, cioè ti viene da solo come sarà il modello, ti viene da solo come sarà la grafica, ti viene da solo come sarà la... No, io per esempio delle idee me le sono fatte. In tre parole, sono t-shirt che rappresentano cosa? Ma per esempio noi volevamo fare cose belle, basta le magliette con le scritte, facciamo una maglietta che abbia, che sia una bella maglietta, solo anche il tessuto, curare la maglietta in sé, poi ovviamente noi ci dobbiamo aiutare con una grafica, perché all'inizio se vuoi fare andare una cosa... Quindi l'idea qual è? Prima di tutto voi vi dovete sedere, fare una ricerca se volete, fare la ricerca di quello che esiste già e dire noi da oggi facciamo delle t-shirt con un buco nel centro che si vede il pelo dentro dell'uomo, quella è l'idea. Per esempio le nostre grafiche sono tutte in basso. Sì, ma però di nuovo stai andando sulla decorazione, non sull'idea. Prima di tutto dovete avere un'idea di base, se no continui a fare il decorativismo come fanno tutti gli altri. Progetto Brandina è un'idea fantastica perché è originale. Trovare già un'idea originale ai giorni nostri è molto difficile. Marco, cioè, è sicuramente nasce come un creativo, ok? Quindi innanzitutto lui si presenta anche come un artigiano pensatore, nel senso che oltre alla creatività ha una componente anche di una peculiarità che non tutti i creativi hanno, cioè quella che lui riesce a fare qualsiasi cosa con le proprie mani. Brandina si è nata nel 2005, è nata per caso attraverso un libro fotografico che si chiama Divi di Rimini ed era un ritratto dei Bagnini. Nel realizzare il libro era finito, avevo bisogno di qualcosa che sapesse più di Mario. Ho detto sì, la copertina avevo messo questo bel Bagnino con il moscone e così via, però ho bisogno di realizzare un oggetto, un materiale, qualcosa che sia più vicino al mare, che uno come lo vede gli ricorda la nostra riviera. Allora mi è venuto in mente il tessuto delle brandine. Mi rompo sempre le scatole, ma te sei un designer, sei un imprenditore, sei un artista, cosa sei, no? Ma no, tu non sei più un artista, non sei più un designer, perché adesso ti sei messo a fare brandina. E quindi sono sempre abbastanza
Non ti cataloghi? Sì, io faccio fatica, diciamo, a capire cosa sto facendo, perché sto facendo una cosa nuova per me. Quindi con The Artus Elevate cosa sto facendo? Sto cercando di affrontare questo mondo dell'arte, però non realizzando semplicemente un'opera, di nuovo il quadro più giallo o più verde, ma inserirlo all'interno di un contesto che è strettamente legato al commerciale. Ci sono modi anche semplici a volte di portare l'arte in altri campi. Per me non c'è un movimento, un momento creativo che parte senza un riferimento all'arte, sempre. E questo avviene da tanti anni. Cioè io ho portato la mia passione personale nell'abbigliamento. Ormai le interconnessioni sono così strette che appunto non ha più senso usare forse categorie vecchie. Da quando c'è stata la pop art, diciamo, è cambiato tutto il rapporto tra arte, e perché si può fare un percorso inverso come ha fatto Warhol, partendo dagli oggetti di uso comune e farli diventare arte. Si può fare un progetto che mescola le stesse cose in modo diverso. E, non so, pensiamo a Murakami che disegna le borse di Louis Vuitton per Louis Vuitton, e poi Louis Vuitton che invece crea un museo d'arte, cioè per un sistema che forse ha superato le categorie. Per questo farsi la domanda se sono un artista, un designer, un imprenditore in questo momento non ha nemmeno più senso, perché forse non ci sono più queste categorie. Voglio andare su a Rimini, vorrei trovare un trans nero, poi invitarlo in studio da me e fargli una fotografia dove lo metto nello studio su sfondo nero, no? Solo gli anfibi. Voglio creare un'immagine che non si guarda, che uno non fa fatica a guardare. Ogni segno rappresenta un mondo. Quando non ci scandalizzeremo più di questa cosa qua, vorrà dire che saremo evoluti. C'è due punte a scrivere. Ciao. Quanto il budget? Dobbiamo concordarlo insieme. Mettiamo d'accordo. Ti può andare bene? Potremmo parlare. Mettiamo d'accordo. Grazie. Ciao. 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 Questo è perfetto, Marco? Ah, perfetto. Ci sta. Allora, guarda. Cos'è sta roba? The Art of Elevate Goody. Cosa vuol dire? Cos'ho? L'arte di vendere una borsa. Ah, l'arte di vendere questa mostra. Un po', venga lì, anche a te. Faccio tutta questa mostra per far capire. Te questa l'hai vista? La stiamo facendo, eh? Non l'ho vista. Ah, ma questa è una cosa bella, come voglio fare il logo così. Questa è una barca, sì. Giusto? Sì. Questa è una barca. Però faremo così. Diventa una baria. Una bara. Questa è una croce. Ti serve una casa da morte? Ce l'ho già, trovata. Usata? No, nuova. La vuoi, te la trovo usata, dai. Va bene. La Jim McCartan. Nel mondo moderno purtroppo viene sempre più legato l'opera d'arte al valore economico, cioè è veramente, spesso i quadri sono assegni attaccati alla parete, cioè tu vedi un quadro, spesso dici quel quadro costa 100, no? Costa 200, ed è una cosa orrenda, sempre più è così, cioè se ci pensi nessun'altra
Io se vedo un tuo bello orologio, una bella automobile, una bella telecamera, non ti chiedo quanto costa, quanto l'hai pagata. Invece piace molto dire l'ho pagata 10, vale 20, per far vedere quanto uno è bravo, non so come con le azioni, no? Le azioni l'ho pagate 5, valgono 10. Antonio Marco Morosini. Ti disturbo? Appena sono qui al MES. Ti volevo chiedere una cosa, riesci a una volta fatte tutte le nostre cose a dedicarmi i 10 minuti che ti volevo fare un'intervista per questa cosa della mostra? Io ho avuto la fortuna nella mia vita di lavorare sia con le agenzie di pubblicità che con gli artisti. E quindi ho capito qual è la vera differenza che c'è tra lavorare con la pubblicità e lavorare con l'arte. Io devo pubblicizzare il mio prodotto, chiamo l'agenzia di pubblicità XY che mi fa una campagna pubblicitaria. Se la stessa azienda, io l'ho fatto, quindi ne parlo con cognizione di causa, chiede a un artista di studiare una cosa che serve per fare un regalo ai clienti più importanti o per fare qualcosa che comunichi dell'azienda, l'artista non è pronto a ricevere un briefing. E questo però è il rapporto diverso che hai tra agenzia di pubblicità e arte. Cioè l'arte, se la sposi, deve avere la capacità, la volontà e la possibilità di andare nel mondo che l'artista ti propone. C'era un grandissimo collezionista, forse uno dei più grossi collezionisti al mondo, che è Panza, che diceva a suo tempo l'arte va matta, se tu ami l'arte ti ama, se tu vuoi sfruttare l'arte ti sfrutta. Quindi insomma, bisogna fare una distinzione tra quello che è il mercato e quello che è arte. Gira tutto, gira. Fate il giro. Su te fai così. Marco è una persona molto strana e bisogna conoscerlo. Allora, io siccome è un pezzo che lo conosco, prima di partire tutto bisogna che, se non mi dite sì, mi piace così, allora mi piace, allora parto. Queste che mi hai girato, l'Annika, sono le foto che ha mandato la Linda, non la Barbara. No, niente ragazzi, non ce la fate però, star dietro, Non ce la, veramente, non ce la fate. No, ma non ce la fate a star dietro sto progetto voi. Quello che non mi piace di questa avventura, chiaramente, sono sempre le solite cose, cioè il confrontarsi con una realtà che è totalmente distante da quella che è la realtà di un creativo, quindi i numeri, le consegne, la produzione, le banche, tutti questi aspetti che sono più grigi e può sembrare che poi non siano creativi, ma c'è anche lì dietro tanta creatività. Io, non avendo trovato un partner industriale, quindi ho dovuto affiancare alla figura di me stesso la figura di una persona più razionale che cercasse di scatolare e di razionalizzare delle idee, dei sogni e trasformarli in realtà. Domani quello che è domani, io tutte le volte che vado sul castello non ci sei mai, e il tuo lavoro è quello di receptionist, c'è anche scritto nel contratto un'ora al giorno, almeno dovresti andare là, ma non vai mai, boh, dimmi te se va bene. A me non mi va bene, te lo dico già. Poi dopo vedi te se puoi migliorare, ok? Grazie, ciao. Fanculo.
quindi ho queste due realtà, una creativa e una da imprenditore, che spesso si sovrappongono e vanno in conflitto con se stesse. Allora, la mostra fa vedere il percorso artistico che c'è stato dietro, che c'è tuttora dietro al marchio Brandina, dallo studio dei colori, del design, della comunicazione e così via. Però io sono sincero, Sonia, non è che io ho un budget da investire per affittarmi l'arsenale di Venezia o questi posti qua. E mi piacerebbe insomma riniziare, se possibile, insomma, questo tipo di collaborazione. Pronto? Cercavo più uno spazio tipo come la Triennale, uno spazio dove diciamo sono anche loro a sfondo culturale, dove gli piace il progetto e poter esporre all'interno. E, no, te dici che lui ci sia la possibilità di fargli una piccola intervista o è inarrivabile? Pronto? Pronto. Sì, Cristina. Mandami tutte le informazioni. Perfetto. È una cosa che possiamo fare. Sì, a parte, sì, non è che stiamo parlando di insomma di cavoli o di capre, stiamo parlando di arte, rimaniamo in quell'ambito. Però ecco, tieni conto che poi lui parla per un marchio commerciale come Brandina, ecco, è su questo che non lo farà, ecco, è per questo che non lo farà. Va bene, Cristina. Va bene, io ti rispondo. Grazie Cristina, un abbraccio. Ciao, 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 ciao. Ho capito. Perché diventa una pubblicità Brandina, no, non te lo farà mai, non te lo farà mai. Va bene, molto gentile, la ringrazio intanto, grazie, arrivederci. Ci siamo? Grazie, ciao, ciao. Nuove notizie sulla vostra? La notizia è che hanno rotto tutte le palle. Chiamo lo Sgarbi, chiude il telefono ogni volta che chiamo. Sai che roba? Le location non si trovano, non ti ascoltano, non gliene frega niente chi sei, cosa hai fatto, non gliene frega niente nessuno. Conta solo da chi sei presentato. Sto producendo tutto e non so dove fare la mostra ancora. Pensa che ansia e che stress da questa cosa qua. Ma se ti dicono che non la puoi fare? Gli do fuoco tu. No, la metto in giardino. Beh, la roba. Principalmente fai le cose perché ti piacciono a te. È normale, ho capito, però la mostra d'arte, io la sto facendo per farla anche vedere quest'opera, perché un discorso, un progetto, una... Se riguardiamo noi tre, certo. Ci serve, non serve niente a nessuno. Dove là? Non abbiamo finito, c'è sta tavola. Lì! Amore, non hai mangiato niente. Mangia la tavola. Io sgarbo, voglio far vedere una cosa. Passami Moretti, se ce l'hai. Giovi! Allora, voglio parlare di questa esposizione dove c'è una commissione tra arte e commerciale, ok? Tra art exhibition e showroom. Due entrate che portano allo stesso spazio. Queste qui sono le opere, ok? Quindi uno deve entrare tra dietro, si deve porre subito questo problema. Questo qui ha fatto questa cosa qui per vendere le borse, per fare un'opera d'arte. Che cos'è? È arte o è commercio questo? È business o è marketing o è estetica? Queste sono le opere. Le va di fare l'introduzione? Beh, sì. Aspetta, le faccio vedere. Guardi! Vittorio, mi dia soddisfazione, un secondo. Ha dato più tempo a quella di L'Espresso, una roba noiosissima, ma era. Ma ragionamento, tutto registrato da voi. Guarda, bella questa. La bara. Guarda, welcome aboard, perfetto, con un fuori bordo, fantastico, guarda. E cosa dobbiamo fare? Cosa ci guadagniamo? Guadagniamo? La fama. La fame. Dove è andato? Thank you.
siamo già presentati. Dietro? Il tema del nostro tempo è il tema della autorità del nome, che è più importante di quello che altro, perché ha un nome può fare una cosa anche che non ha mai visto, perché mette il suo marchio, il nome e il marchio coincidono. Quindi, partendo da questo concetto, noi possiamo avere uno che nell'ombra produce e uno che nella luce firma. Una cosa che a un tempo non poteva capitare, perché il sistema di produzione era legato alla manualità dell'artista. Allora, il tema di oggi è l'autentico che prescinde dall'autografo. Cioè, se io dico che un foglio, questo libro qui, che è fatto da un altro, lo firmo e diventa mio, l'oggetto ready made, come diceva Duchamp, diventa mio. Quindi l'autenticità di una cosa è legata solo al nome. Non al fatto che io l'abbia fatta, non devo averlo scritto o fatto io. Si è fatto da solo, io prendo questo bicchiere, questa è un'opera di Sgarbi, e il bicchiere l'ho lasciato, e diventa mia, la tocco io. Questo è il tema così forte dell'arte contemporanea, che ha sovvertito i criteri di autografia, i criteri di produzione, i criteri di manualità, e ha introdotto come egemone il tema di autenticità. Autentico è ciò che io decido che sia mio. L'economia diventa quasi un valore estetico, cioè l'alto prezzo di un quadro rende il quadro più appetibile ai livelli alti del collezionismo. Quindi questa è oggi la situazione del sistema dell'arte, che è una catena di Sant'Antonio, in cui c'è la divisione del lavoro intellettuale, l'artista che crea, il critico che riflette, il gallerista che espone, il collezionista che tesaurizza, i musei che storicizzano, e poi c'è i media che celebrano e il pubblico che contempla. Questo ha sviluppato una sorta di superarte, l'arte contemporanea, che parte già con prezzi fuori dalla norma, proprio perché ripaga tutti i soggetti del sistema dell'arte che con propria autonomia sviluppano un lavoro di visibilità e di valorizzazione del contemporaneo. Le regole del mercato si basano su una legge economica fondamentale, che è quella della domanda e dell'offerta. Più aumenta la domanda, con un'offerta molto debole, e più l'artista sale di prezzo. È anche ovvio questo, no? In questa epoca il valore economico diventa parte del valore estetico, parte integrante e integrata, parte rappresentata, dichiarata. È come se ci fosse un giudizio a monte dell'economia,
sull'opera. Arte e mercato sono due realtà simbiotiche, no? Osmotiche, una, come dire, impensabile senza l'altra. Questo in particolare da quando gli artisti hanno smesso di lavorare solo per committenti come sovrani e papi, eccetera, invece hanno venduto la loro merce sul mercato. La loro è una merce particolarissima, proprio perché appunto è una merce, è puro valore di scambio, e quindi in questo senso è la merce pura per eccellenza. Funziona, non si spiegherebbe perché uno squalo, come per citare il titolo di un libro, uno squalo in formaldeide può costare 12 milioni di dollari, no? che è tra l'altro un'opera che si deperisce e non si sa nemmeno come restaurarla, perché poi alla fine, dopo un tot di anni, quest'opera scompare o viene completamente rovinata. Quindi nell'arte non rischiamo più di comprare l'artista giovane, come facciamo nei grandi collezionisti una volta, ma compriamo dei brand rassicuranti. Persino diventare famosi senza esistere. La storia dell'arte è piena di artisti che non sono mai esistiti, ma non per questo sono fuori dal mercato. Uno dei miei preferiti, per esempio, che è esistito, però è un artista un po' anomalo, è un artista che intorno agli anni 50 ha avuto un mecenate che ha riconosciuto il suo talento, l'ha molto aiutato, poi dall'Europa, era un artista inglese, dall'Europa è andato in America, ha fatto il salto come molti suoi coetanei, faceva un informale caldo, il suo stile un po' pollocchiano, diciamo così, poi in qualche modo ha quasi creato una scuola. L'unico problema è che l'artista di cui parlo, le cui opere peraltro sono interessantissime, è uno scimpanzé, si chiamava Congo. Il suo mecenate era Desmond Morris, che era un etologo, e ha esposto in diversi musei importanti in Inghilterra, è diventato famoso in America, ha esposto in collettive di quella che potremmo definire monkey art, non saprei come, cioè ha creato in qualche modo un movimento, e quindi è un artista di tutti gli effetti. Oggi ci sono alcuni di questi soggetti che hanno più potere, qualche gallerista internazionale, qualche museo, e direi che qualche finanziere. Un investimento vale solo quanta cassa ti rende, che vuol dire che tu, qualsiasi cosa tu compri, se tu prendi tutti, mettiamolo così, gli affitti che questo asset poi ti ripaga, questo è il valore dell'asset. Quindi devi sempre pensare, se io compro un quadro ma poi lo posso affittare, quanto mi rende? No. Quindi l'unico valore che hai al giorno è quello che lo rivendi quando ti ripagano. Perché la politica ha ceduto all'economia, l'economia ha ceduto alla finanza, e molti finanzieri hanno questa qualità, siccome la finanza è un'attività anche concettuale, di operare attraverso un azzardo che rassomiglia anche un po' alla lontana, alla virtualità dell'arte, dell'artista. E quindi è un asset molto speculativo. Perché? Perché non ti paga un affitto, non ti paga una rendita. Se tu compri un botto e tu sai che ti rende il 2-3% ogni anno, ecco bene, questo è il suo valore, 2-3% ogni anno. È ben diverso comprare un qualcosa che invece vale solo quanto qualcun altro ti paga. Può avere un valore immenso, no? Molto di più, o può anche valere molto di meno. Io ho conosciuto persone, banchieri, anche notai, eccetera, che si tenevano in casa delle opere che non facevano vedere a nessuno, e che si tenevano in parte anche perché volevano godersele loro con questo atteggiamento un po' da arpagoni, no? Ma soprattutto perché per loro erano meri investimenti finanziari. Quindi quello che tu dici non c'è niente di nuovo né di sorprendente, soprattutto in un momento come quello attuale, no? In cui la crisi economica cambia completamente le abitudini. Normalmente un artista ha bisogno di qualcuno che lo benedica, o quantomeno di un doganiere che gli fornisca il permesso di soggiorno, ecco, i documenti necessari per entrare e diventare cittadino degli Stati Uniti dell'arte. Perché l'artista è colui che segna la storia,
è come un arato di un contadino che segna un campo, no? Che lo solca, traccia una traccia profonda. Più è profonda e più interviene dentro la storia. Quindi il rapporto fra arte e potere è un rapporto antichissimo. Il potere ha bisogno dell'arte per potersi imporre e l'arte ha bisogno del potere per potersi esprimere. E poi sta nella vera arte il poter saper trascendere l'interesse anche economico di chi è committente. E chiaramente l'artista ti porta in uno spazio dove la morale non c'è più. Non ci può essere l'arte e la morale. L'arte proprio non viaggia con la morale. Vai sopra il tuo podio, come prima, tre, così, bravo, proprio più, un po' più girata. C'è uno spazio alternativo a ciò che si dice che è giusto. Ma cosa vuol dire giusto? Vuol dire concordarsi sulle cose. Allora quando ottieni il consenso, e più il consenso è largo, più la cosa diventa politicamente corretta. L'arte deve andare a toccare lì, dove non hai il coraggio di andare, o non hai la capacità, o non hai neanche il talento, tante volte, di andarci da solo. Allora, qual è il grande artista? È colui che ti prende per mano, per il cuore, per le palle, non so dove vuoi, e ti porta in uno spazio e ti fa capire delle altre cose, dove tu da solo non saresti capace di vedere. Pronto? Ciao Marco. Come va? Bene, bene. Oggi ho fatto uno shooting per la mostra, se vedi che bellezza. Ah sì? E adesso sei davanti al computer? No. Sono in macchina e l'ho appena aspetto. Bene, beata te. Allora, guarda, ti mando questa immagine, però non farla girare, mi raccomando. Io lavoro per essere libero. Per essere libero. Fare ciò che faccio è la conseguenza di una ricerca della libertà. Sento, adesso la scarico dall'iPad se me la stai mandando. Sì, sì, te l'ho appena mandata. Allora, quello lì è molto bello, però... E noi secondo me dovremmo stare più dentro Art Basel, perché siamo più con questo tipo di mostra, più legati, siamo a una via di mezzo tra il design e l'arte. Potrebbero essere niente male, che ne dici di idea per il poster? Cosa vorresti mettere? La forza brandina? O forte, trovo. E qui lo slogan, all'amor non si comanda, oppure una cosa del genere dobbiamo trovare. Bisogna capire nel senso che uno sponsor potrebbe non essere d'accordo. Ah, sicuro che non lo è. Quello è chiaro che non lo è, ma noi lo facciamo senza dirglielo. Per me, rendermi libero vuol dire liberarmi, cioè vuol dire incatenarmi a un progetto. Un progetto, qualsiasi. Ecco, lì, allora mi incateno al progetto e mi libero dal dubbio di essere stupido, di essere pigro, di non aver talento, di non aver voglia, di non aver la capacità. Mi voglio confrontare e liberarmi di tutti i complessi che tutti noi abbiamo. Siete pronte? Eccola qua, guardate che bella. Adesso è esagerato, mamma mia. Guarda bene. Ma chi? È una donna. L'artista, per ottenere questa libertà, la prima regola, e ho imparato questo, ho capito,
è quella di arricchire il suo committente. Dimostrargli che con lui, con l'artista, lui diventa ricco. E ricco non è solamente economia, ma ricchezza di potere, ricchezza di prestigio, ricchezza di presenza. Allora, quando tu subito dimostri, coi primi lavori, che tu lo farai ricco, più dimostri questo, più tu sarai libero. Come si dice in grande stile, grande stile in via riservatissima, privilegiata, in anteprima, perché l'ho fatto io l'immagine, della nuova campagna brandina. Sehr vertraulich. Sehr vertraulich. Die neue Sammlung. Die neue. No, not Sammlung. Advertising campaign. Werbekampagne. And this will be the new Werbekampagne Brandina. Ach so. Oh my god. Sappiamo tutto del presente, sappiamo tutto del passato, ma non dedichiamo più nessun tempo per immaginare. Quindi, no, ti faccio un esempio. Quando ero un teenager, non avevo il computer e immaginavo la Brigitte Bardot. Avevo delle erezioni fantastiche, tutta immaginazione. La Brigitte Bardot era mia. Quante seghe ci siamo fatti immaginando di essere a letto con la Brigitte Bardot. Ma è vero, l'arrappamento è l'immaginazione. Adesso questo arrappamento non c'è più, perché non c'è più spazio all'immaginazione. Ok, cosa ne pensi di questa immagine? Questa immagine è di una donna non bellissima, però abbastanza sexy, insomma, di una certa età. Non so se sia un trans, ma direi che tu una donna. Non lo so, ma si capisce bene. Dedicare del tempo all'immaginazione, al sogno, all'impossibile, è molto importante. Quante persone pensano che dedicare del tempo all'immaginazione sia importante? Pochi, nessuno. Se uno si mette lì e immagina, è un lavoro della Madonna. Solo che è così impegnativo a livello artistico che pochi lo sanno fare.